Sicurezza e Lavoro assegnerà il premio Fotogrammi Sovversivi per la sezione Future Lovers. Io sono a capo della giuria insieme a un gruppo di ragazze e ragazzi del DAMS di Torino. Un'esperienza molto interessante, anche perché i cinque ragazzi che fanno parte insieme a me della giuria non sono di Torino, per cui c'è un mix di culture e di esperienze diverse che è molto interessante. C'è un ragazzo che arriva da Taranto, un altro che arriva da Genova, un altro da Alessandria, poi c'è una ragazza invece che viene dalla Sicilia a Palermo e ha collaborato anche col Queer Festival della Sicilia. Per cui ci sono modi diversi anche di vedere il cinema e c'è comunque un grande interesse, una grande passione anche per le tematiche trattate che traspare insomma anche dai commenti, dalle esperienze che viviamo ogni giorno prima e dopo i corti, negli attimi anche in cui ci confrontiamo per cercare poi di arrivare al verdetto finale che insomma finora non è, sarà, immagino sarà combattuto, perché finora abbiamo avuto diversi corti molto interessanti, selezionati con cura, insomma spiace vedere poca presenza di corti italiani, quello sì. È un'esperienza diversa, anche per le tematiche trattate, noi siamo molto attenti come Sicurezza e Lavoro alla questione dei diritti, ma anche alle tematiche degli infortuni sul lavoro, tant'è che Torino Terni è legato alla vicenda ThyssenKrupp. Poi successivamente, qualche anno dopo, ho fatto anche un documentario finanziato dall'Unione Europea sul tema del mobbing, che in qualche modo si può riallacciare insomma, alle tematiche dei diritti anche LGBT sul luogo di lavoro. Diciamo che non è un'esperienza nuova, sta dall'altra parte della telecamera, perché comunque dal 2013 Sicurezza e Lavoro indice ogni anno un premio nazionale rivolto a giovani registi under 35 legato alle tematiche del lavoro. Per cui è un'esperienza che noi continuiamo a fare ogni anno e siamo ben contenti di essere approdati per la prima volta all'Overs Film Festival di Torino, perché crediamo che anche attraverso il cinema, forse soprattutto attraverso il cinema, si riesca a fare un cambiamento culturale che coinvolga soprattutto le giovani generazioni nell'evitare discriminazioni e soprattutto per garantire parità di diritti al di là di ogni orientamento sessuale nel proprio campo di lavoro. Nel mondo del lavoro italiano credo che ci sia ancora un po' di cammino da percorrere per il riconoscimento dei diritti, perché se a livello istituzionale, come vediamo anche col festival e col Torino Pride, insomma c'è molta sensibilità, c'è molta attenzione alle tematiche LGBT, qui nel mondo del lavoro reale insomma le cose non sono ancora così facili, soprattutto non c'è una parità di accesso al mondo del lavoro, sono ovviamente più difficoltà per chi ha orientamenti sessuali diciamo diversi da quelli della maggioranza, considerati almeno tali, così come per le donne. E problemi ulteriori poi ci sono per le prospettive di lavoro, le aspettative che ogni lavoratore o lavoratrice ha nel proprio lavoro, per cui gli uomini sicuramente continuano a essere privilegiati in Italia ma anche nel resto del mondo, anche per quanto riguarda le carriere, ovviamente le retribuzioni e il salario.